Daniele Pradé, l'Udinese, ha lottato fino all'ultimo secondo contro la Lazio, sfruttando un gol meraviglioso di Bram Neuting, dopo purtroppo invece due disattenzioni che poi sono state pagate a caro prezzo. Con le grandi squadre le paghi le disattenzioni. Abbiamo avuto 7 minuti, diciamo, di blackout, preso 2 gol e la partita l'hai persa. Anche se poi alla fine la partita l'hai fatta te, perché loro sono venuti qua evitando le nostre ripartenze. Nel primo tempo non hanno mai superato la metà campo e nella ripresa abbiamo iniziato noi con un'azione pericolosa di Fofana, poi hai preso un gol su calcio di punizione, un calcio piazzato mezzo e mezzo. E quando giochi con queste squadre succedono queste cose. Peccato perché la squadra ha espresso, perché la squadra non meritava di uscire dal campo sconfitta. C'è stata una bellissima reazione, la squadra c'è fisicamente. Sono felice per il comportamento, è stato bellissimo il comportamento del pubblico che ci ha incitato fino alla fine. Siamo usciti con 10 minuti di applauso reciproci anche da parte della squadra. Al pubblico vuol dire che c'è una grande identità, che c'è una grande unione di intenti. E adesso speriamo di fare i risultati e di portare a casa quello che ci meritiamo. Ecco, proprio il colpo del 2-0 poteva essere un colpo da KO, ma né il pubblico né la squadra hanno mollato il sostegno vibrante di tutta la Lacio Arena, ma soprattutto giocatori che si sono gettati con tutte le loro forze anche nell'ultima fase di partita in cui magari potevano mancare quelle forze perché era un turno infrasettimanale. No, ma la squadra sta bene, la squadra c'ha voglia, la squadra sta bene fisicamente, c'ha voglia di dimostrare. Quando vai in pressione sul 2-0 e tutto quanto, vuol dire che stai in fiducia, perché altrimenti una squadra sfiduciata pensa a gestire la partita per non perdere il terzo gol. Invece hai provato a riprenderla e ci sei andato proprio vicino, perché l'ultima azione, quella su Vizeu, poteva portarci pure al pareggio. Adesso c'è un'altra partita praticamente alle porte, con questo spirito si può andare a fare punti anche a Bologna. Noi l'abbiamo detto, noi siamo una squadra che può andare a fare punti dappertutto, con umiltà, e rispettiamo tutti ma non temiamo nessuno. Perciò stasera certo si dormirà poco perché le sconfitte sono amare, però da domani mattina si lavora per Bologna. Grazie.